Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti alla serata inaugurale di Giardini al Cubo. Bene, per il secondo anno consecutivo Unipol organizza una rassegna di spettacoli in questa piazza, lo fa con l'obiettivo di creare un luogo di incontro, di socializzazione e di dare un'offerta, una possibilità in più dal punto di vista culturale all'estate bolognese, con un cartellone che abbiamo cercato di rendere il più vario ed eterogeneo possibile per soddisfare un po' tutti i gusti. L'abbiamo organizzato cercando di rispettare un criterio tale per cui il martedì avremo gli spettacoli, diciamo, musicali, la musica classica, la musica leggera, jazz, e invece il giovedì faremo il cabaret, faremo performance, talk show, presentazioni di libri, quindi serate letterarie. Insomma, io direi che ce n'è davvero per tutti i gusti e penso e spero di vedervi sempre numerosi. Partiamo alla grande con uno spettacolo di grande qualità, con una grandissima attrice, Milena Vukotic. Non ha bisogno di presentazioni, attrice famosa. E questa sera Milena Vukotic sarà la voce recitante di uno spettacolo che è a cavallo tra la musica, direi, e la letteratura. Lo spettacolo si chiama Lettere in musica, quando la musica è il riflesso della vita. Milena Vukotic leggerà brani di lettere scritte da grandi musicisti, da grandi compositori, e per questo motivo, proprio perché siamo in ambito musicale, sarà accompagnata da Mario Ancillotti al flauto e da Alessandro Marangoni al pianoforte. E io a questo punto rilascio il microfono e il palco e vi invito ad accoglierla con un bel applauso. Signore e signori, Milena Vukotic. Amatissima, bellissima, gentilissima, leggiadrissima cuginetta o cornetta che un indegno cugino ha fatto montare in bestia. Se io, Johannes Chrysostomo, Sigismundus, Amadeus, Wolfgangus, Mozartus, sarò in grado di placare, mitigare, ammansire l'ira che sicuramente innalza di un buon tacco di pantofola la sua leggiadra beltà, visibilia e invisibilia. È una domanda a cui voglio pur dare risposta. Ammansire significa all'incirca rendere qualcuno tenero e gustoso come manzo bollito. Io di natura sono molto mansueto e mi piace anche il manzo, specie con la senape. Dunque tutto bene con l'ipsia, benché il signor Fico grattato si picchi, o piuttosto si impicchi di sapere che del pasticcio non se ne farà nulla. E a questo non ci posso proprio credere, non varrebbe neanche la pena di chinarsi. Parigi, 3 luglio 1778. Pianga con me, amico mio. Questo è stato il giorno più triste della mia vita. Scrivo alle 2 di notte ed è necessario che glielo comunichi. Mia madre, la mia cara madre, non è più.
Dio l'ha chiamata a sé. L'ho visto bene e perciò mi sono rimesso alla sua volontà. Lui me l'aveva data. Lui poteva quindi togliermela. Quelquefois, je reste longtemps sans parler, heureuse de le voir seulement, et j'approche mes lèvres des siennes pour ne baiser que son haleine. Puis tout à coup, je m'étends sur lui, il se réveille dans mes bras, et il ne peut plus se relever car je lutte. Il renonce et rit et m'étreint. Ainsi, nous jouons dans la nuit. Premier aube, ô clarté méchante, toi déjà, en quel antre toujours nocturne, sur quelle prairie souterraine pourrons-nous si longtemps aimer que nous perdions ton souvenir? Pescatore ebbe già la buona sorte di osservare, spiando, una soave ninfa delle acque mentre emergeva cantando dai flutti. Ne parlò con altri e queste donne meravigliose furono chiamate dagli uomini ondine. Tu, mio caro, vedi adesso davanti a te un'ondina. Noi rimarremo dove sabbia e scintilla, vento ed onda rimarranno. L'elemento ci muove e ci asseconda spesso finché siamo in vita, ma appena moriamo ci distrugge. E noi siamo allegri, non ci rammarichiamo affatto, allo stesso modo di come fanno gli usignoli, i pesciolini d'oro ed altre gentili creature della natura.
Ondina si era sollevata un poco e sotto quel verde drappo di fronde intrecciò le braccia dietro la nuca di lui, attirandolo sul soffice suolo accanto a sé. Thank you.